Il sindaco ha inteso istituire con un decreto sindacale questa struttura perché è nell'intenzione del sindaco e dell'amministrazione tutta quella di andare a interagire con le istituzioni che hanno la responsabilità dell'erogazione delle cure sul nostro territorio, quindi erogazione delle cure, prevenzione, tutela dell'ambiente. E inquinamento con la ricaduta che questo ha sulla salute dei cittadini, quindi essendoci un notevole numero di punti di contatto tra il comune e l'ASL, per questo il comune è il sindaco, il primo tutore della salute pubblica, in un momento in cui le diseguaglianze in termini di erogazione di salute si stanno accentuando, perché noi abbiamo anche dei dati che poi presenteremo a breve, in cui praticamente ci siamo resi conto che nelle fasce sociali più deboli c'è più malattia. Questo è un dato che preoccupa il sindaco, che preoccupa l'amministrazione, e quindi dobbiamo assolutamente creare un link, un'unione, una collaborazione con chi eroga cure. Le diseguaglianze in sanità si stanno via via accentuando in questa città, cioè praticamente noi abbiamo ormai da diversi anni che l'erogazione, per esempio, di esami di laboratorio o di servizi radiologici, l'erogazione di questo tipo di accertamento diagnostico, noi a settembre è sospeso ovunque, e questo perché c'è il problema dei tetti di spesa che l'ASL sta affrontando, che la Regione sta affrontando. Questo sta creando una grande diseguaglianza, una grande disparità, perché in effetti noi abbiamo pazienti che per un certo numero di mesi non si curano, non fanno accertamenti diagnostici. Sono i pazienti ovviamente più disagiati economicamente, perché quelli che non lo sono comunque accedono al privato. Quindi c'è un problema sull'erogazione dei servizi e sul diritto ai livelli minimi di assistenza che i nostri cittadini hanno. Innanzitutto noi che cosa stiamo facendo e che cosa andremo a fare? Poche settimane fa abbiamo colmato un'altra lacuna, che era quella che nella città di Napoli non ci fosse un monitoraggio delle malattie tumorali e delle malattie epidemiologiche, con l'osservatorio oncologico, al quale poi si è aggiunto, grazie anche all'intervento del presidente Caldoro, il registro dei tumori che il governo anche voleva cancellare. Ci stiamo fortemente impegnando, pur non essendo una materia di diretta competenza del sindaco di Napoli, ma invece una materia che direttamente tocca il cuore del sindaco di Napoli, di tutti i napoletani, che è la terra dei fuochi, che è un altro tema sul quale noi dobbiamo pretendere che chi ha responsabilità anche in tema di prevenzione e repressione faccia molto di più. Penso alla individuazione dei responsabili di questi orrendi reati quotidiani che poi danneggiano fortemente la nostra salute. Noi vogliamo intervenire e dire la nostra sulla sanità, perché io, se leggo il lavoro, ad esempio, che fanno i revisori dei conti sulla sanità in Campania, se leggo i lavori, leggo dei dati sui quali noi dobbiamo intervenire. Abbiamo ancora circa 400 milioni annui di costi per migrazioni sanitarie fuori dalla nostra città. Però, siccome io sono fermamente convinto che c'è anche un tema di comunicazione sul quale ci dobbiamo soffermarci, io sono fermamente convinto che, al di là delle criticità oggettive sulle quali ovviamente dobbiamo tutti quanti intervenire, la sanità a Napoli, non solo a Napoli, funziona. Sono anche aspetti di funzionalità che probabilmente non sono conosciuti a sufficienza. Se noi impiegassimo solo una piccola parte di quella che oggi va verso altre regioni, e che forse c'è anche una volontà politica da parte di alcuni, e questo continui a rimanere, noi potremmo investire quei soldi innanzitutto in prevenzione, ma poi anche in rafforzamento delle nostre strutture sanitarie. Una cosa che ho detto subito al direttore dell'ASL, che credo anche invertirà la rotta che era stata fino a poco tempo fa seguita di questa logica dei tagli orizzontali che colpiscono chiunque, quello che in questo momento di gravissima crisi sociale e anche di difficoltà esistenziale di tante persone,
si rafforzino i presidi sanitari nella nostra città. Adesso io soltanto, ecco, come presentatrice, tra virgolette, vi presenterò i nomi e le competenze dei singoli esperti che sono stati nominati nell'ambito del comitato. Del comitato farà parte il professor Gennaro D'Amato, fisiopatologo della respirazione dell'ospedale Cardarelli, il professor Marco Musella, professore dell'Università Federico II in economia politica, il dottor Pasquale Di Vaia, che è il coordinatore dell'assistenza domiciliare in uno dei territori più particolari del nostro comune, cioè nel territorio di Scampia, il dottor Antonio Marfella, già oncologo del Pascale ma soprattutto vicepresidente dei Medici dell'Ambiente, che sta conducendo una battaglia enorme per la tutela dell'igiene ambientale nella nostra città, il dottor Antonio Solano, medico internista ospedaliero che è anche in possesso di un management in ambiente sanitario conseguito alla Bocconi, e il dottor Bruno Guillaro, che è il cardiologo dell'ARSAN, nonché medico di medicina generale, e la sottoscritta Claudia Pizzi, sono una specialista in oncologia che si interessa di prevenzione dei tumori, soprattutto nell'ambito del gruppo delle donne, del carcinoma della mammella e soprattutto per la divulgazione della prevenzione nelle fasce deboli. Tutto questo per presentarci e per spiegare a voi e alla popolazione, per farvi portavoce del fatto che noi, con un grande impegno di tipo emotivo, perché siamo innamorati di questa città, ci riuniremo periodicamente in questa sede a Palazzo San Giacomo per discutere man mano di quelle che saranno problematiche che riguarderanno l'ambiente in prima battuta e successivamente anche l'organizzazione dei servizi territoriali in collaborazione con quelli ospedalieri, nonché di una problematica ancora di competenza più pertinente alla nostra città, che è il trattamento dell'igiene mentale. Questi sono i quattro punti principali che si svilupperanno man mano che verranno avvertite le esigenze territoriali. Se ci dovesse essere un'emergenza, chiamiamola tale, soprattutto giornalistica, noi saremo pronti a rispondere con la letteratura in mano e con i dati di fatto a tutte le accuse che potranno essere mosse alla nostra città.